Siete venuti a trovarci per farci questo regalo. Io volevo chiedere a Red, siete partiti con l'idea di fare 4 date di questa tournée e siete arrivati a 38? Sì, l'idea era quella di fare 4 date, una per ogni città dei Pooh, per questo tutto così insomma da dare al nostro pubblico, e l'amore, l'affetto, l'attenzione, la cura che voi mettete nel seguirci, nell'amarci, nel coccolarci da ormai 40 anni e più, ha trasformato queste 4 date in 38, ed è una tournée infinita che finirà alla fine di settembre nei Palazzi dello Sport, e l'unica data calabrese, tra l'altro diciamolo, è dopodomani alla Lamezia Terme. Quindi vi aspettiamo tutti quanti, così vi spostate insieme, venite alla Lamezia Terme a festeggiare con noi questo grande concerto, perché sarà una serata veramente speciale. Sarà l'occasione per parlare dove vuoi, Stefano, per salutare Stefano D'Orazio, che vedrà Stefano per sempre nei Pooh. Ormai la decisione è presa. Stefano, hai cominciato a guardare le città che hai già visitato in questa tournée con occhi diversi? Beh, sicuramente questa è una tournée diversa, in quanto io appunto faccio questo giro per salutare tutte queste persone che mi sono state vicine per tutti questi anni e che mi hanno veramente accompagnato in questa avventura straordinaria, no? Ed è bellissimo vederti in faccia tutti quanti, perché molti vi riconosco addirittura, perché possa incontrarci. Io credo che ci sia stata veramente una cosa meravigliosa tra noi dal palco e il nostro pubblico davanti, nel senso che forse siamo riusciti a creare un pathos incredibile, anche perché loro sono stati gli ispiratori delle nostre piccole storie, e forse noi siamo stati qualche volta la colonna sonora di qualche momento della vita di qualcuno di loro, e questo è bellissimo, perché si sente questo affetto di figlio, che è straordinario. Quindi grazie Stefano, e infine Roby, prima di farvi di nuovo immergere nella musica, grazie, quali emozioni state vivendo in queste serate, che sono tutte una diversa dall'altra, secondo me, perché in ogni città c'è un pezzo della nostra storia? Guarda, devo dire sinceramente che innanzitutto non eravamo pronti a una tournée come questa, per cui lo stessi ogni sera siamo abbastanza così incredulo da quello che ci succede, però c'è da dire una cosa molto importante, che quello che stanno vivendo i Pooh adesso è un momento molto 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 particolare, di grandi decisioni, di grandi accadimenti, e quello che dico ogni sera, in questi momenti, al di là del fatto che i veri amici ci stanno vicino, e la presenza di tanto pubblico ogni sera significa che gli amici dei Pooh sono tanti, e questo probabilmente sarà uno dei motivi per cui riusciremo a scegliere per il meglio. Grazie a voi, grazie a tutte le persone che vengono. Roby, un'ultima cosa, avete toccato città meravigliose, ne avrete altrettante nelle prossime settimane, ha già detto Red che dopodomani sarete a Lamezia, poi il 19 a Pescara, poi tante altre date, poi diamo tutte le date invece della versione indoor che partirà a settembre, e sappiamo già che a Milano avete dovuto raddoppiare le date. Abbiamo dovuto raddoppiare le date perché dopo pochissimi giorni c'era già l'esaurito, per cui ci sarà una doppia data finale, che è il 29 e il 28 e il 30 28 e 30 di settembre a Milano. Grazie a voi. Adesso ancora una nostra